mio personale invito, non in... C'è qualcosa che... Scansiona i veicoli nella zona. Uno dovrà essere il loro. Nessuna visuale sui bersagli. Vedo un convoglio. Scagnozzi di Hansen. Ma dubito che i runner abbiano una scorta. Continuo a controllare. È probabile che siano forze dirette allo stadio. Niente per ora. Nessuna traccia dell'auto. Ancora niente. C'è una Cortez sfasciata che blocca la strada. Il traffico aumenta. È un'auto mediocre. Non possono essere loro. Continuiamo a cercare. Due motociclisti. Non credo che abbiano optato per le due ruote all'ultimo. No, non è il loro stile. Continua. Eccoli. Non c'è dubbio, i runner sono lì dentro. Hai il segnale? Ce l'ho. Ora non ci sfuggono più. Ottimo lavoro. È ancora presto per l'incontro. Andranno ad ammazzare il tempo da qualche parte. Ok, sono fermi. E sono scesi dall'auto. Stanno entrando in un club. V, hai via libera. Mettiti al lavoro. Posizione. Eccoci qua. Cazzo, bella macchina. Non sei lì per fare shopping. Tutto liscio finora. Ho il controllo delle telecamere. Ottimo. Ultimo test. Al tuo segnale apriamo le danze. Telecamere accese, rice trasmittente in funzione. Pronti? Ora aspettiamo. I nostri VIP sono tornati. Stanno per salire in auto. Concentriamoci. Kurt Hansen, tu l'hai visto, no? Était grave en train de me reluquer au saphir. Oh, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De un singe, je veux dire. Ok, V, prendi il controllo. Aspetta, sto ascoltando quello che dicono. Potrebbe essere interessante. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a battu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paye bien. On fait nos parts, ensuite on disparaît. Ah,
putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette dernière bouteille. Hé, hey, mi dicevi? Rilassati, aspetta. T'en penses quoi? De l'ancien, je veux dire. Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas bronché. Il n'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfoiré coriace et un homme dur. Il survivra à tout ce qui lui balance. Ouais, dur. Juste comme je les aime. S'ils ont l'endurance qui va avec. Vi, il tempo stringe. Angelo l'auto. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Eivrick, sur l'alarme. On a besoin d'aide. Je vais localiser les vecteurs. Ok, un second. C'est fait. Mi rapporto, che succede? Giocano sulla difensiva e ci sanno fare. J'arrive pas à la couper! Ti aspettavi, eh? Che li avremmo legati, ficcato in bocca un calzino e aspettato che chiamassero aiuto? Era una scelta semplice, o noi o loro. Ho scelto noi. Non è un gioco, V. Alex, tu lo sapevi! Di questa esecuzione! Certo che lo sapevo. È una mossa da manuale. Non è la mia prima missione, V. Una scelta del genere fa parte del gioco. Invece lo è. Un cazzo di gioco tra spie a cui loro non partecipavano. Erano innocenti. Io non descriverei così due criminali professionisti. Quegli innocenti non avrebbero esitato a derubarti di tutto quello che hai o a ficcarti un proiettile nella schiena. Abbiamo i travestimenti pronti. Ma vi servono ancora i loro codici di accesso. Bisogna perquisire Horror. Ok, codici trasferiti. Guido io. V, imprint comportamentale, ora.
Prova. Oh cazzo, la mia voce. Fico. Un attimo, sono io. Ma che Da sballo, vero? Fai una prova. Presentati. Oh, questo piccolo miracolo non si limita a modificare faccia e voce. Deve scombinarti gli ormoni come una droga sintetica. Ti dà stimoli iperspecifici per cambiare il tuo comportamento. Stabilisce una nuova base. Tu devi solo dire le parole giuste. Ok, ci provo. Aurore Kessel, chi cazzo vuole saperlo? Niente male. All'inizio ti manda fuori di testa, ma poi ti ci abitui. Va bene, riordina le idee e poi andiamo. Hansen ci aspetta. Alex, questa sarà la nostra ultima missione insieme. Il nostro accordo, la Myers ha approvato. Missione diplomatica a vita. Chiamiamolo prepensionamento. Grazie mille, Reed. Ok, mettiamoci al lavoro. Allo stadio, allora. Ci vediamo lì. Facciamo un ripasso prima di arrivare. Ricorda, ti chiami Aurore Kessel. Ti dico il mio segreto su come diventare qualcuna. Devi farti 3 domande. Cosa teme? Cosa vuole? Qual è il suo segreto più profondo? Capito? Non devi rispondere, ma tienilo a mente. E diventa lei. Occhio! Quindi, oh, cosa pensi di Hans? Il bastardo è il sovrano del suo regno. È troppo forte per essere detronizzato, sia dai poteri di Night City che dagli Inusa. Qui la gente pensa, è un tipo a posto. E gli Inusa? Impotenti, non possono sfidare Night City per un solo uomo e qualche edificio distrutto. Non potrei essere più d'accordo. E poi mi piacciono le sue palle enormi. Non è una metafora. Le noci di coco nei suoi pantaloni. Inquietante, ma precisa. 100%. Ci siamo. La tana del mastino. In posizione. Pronto per la prossima fase. A dopo. Dove cazzo vai? Ordineresti un filetto sintetico per una beccata? Su, ma non mi piacciono gli assaggi. Ferma in mezzo. Preparati all'ispezione. Tutto in ordine. Avanti! Hai sentito? È arrivata Eurofeccia a vedere carte. Su, parcheggia. Prima di andare, ricorda, è lui che vuole qualcosa da noi, non il contrario. Siamo qui per vendergli i codici d'accesso di Cynosure. Ricorda chi sei e chi non sei. Ci siamo. In bocca al lupo, Enric. Cazzo, ci raddoppiano su tutte le postazioni. Ci credi? Hansen sembra tutto teso. Già, sia Hansen che Murphy. Quest'area è riservata. Abbiamo appuntamento con il colonnello Hansen. Controllo, un secondo. Bene, ce l'avete fatta. Non ci conosciamo. Io sono Murphy.
Facciamo in fretta. Ho dei postumi terribili. Ah. Perdi qua. Allora, Songbird mi ha parlato un po' di voi. Dice che venite dall'Europa. Esatto. E vi siete divertiti al Sapphire? Il commissario di polizia, un candidato sindaco e il contabile dei Tiger Claws a scommettere insieme sul futuro della città. In senso figurato e non. Qui l'anatomia della corruzione è magnifica. Sì. Mi hai tolto le parole di bocca. Ecco la nostra fermata. Avrete gli occhi puntati addosso tutto il giorno. Kurt ha ricevuto una soffiata. Pare che la FIA abbia in mente qualcosa. La situazione è sotto controllo, ma ho ordinato di ispezionare tutti, senza eccezioni. Molti vogliono il vostro colonnello morto. Deve tenere gli occhi aperti. I nostri uomini presidiano tutto lo stadio e abbiamo dei droni a fornire supporto di sorveglianza. Dovete lasciare qui le vostre armi. Ora dobbiamo scansionare le vostre identità. Va bene ridere e scherzare, ma alla fine siamo qui per affari. Capirete? Questo è il cuore del nostro piccolo impero. Ah, come vendete queste macchine da guerra? Come vendere auto? Più o meno, ma solo all'ingrosso. Immagina di essere un dittatore di qualche paesino da due soldi, diciamo l'Australia. Carri armati, elicotteri, sottomarini. Ti servono? Noi ce li abbiamo. Niente formalità. Avete i sottomarini? Appena terminati, ma di norma sì. Sono in posizione. Preparo l'estrazione. Senza fretta. Mi serviranno almeno altri 10 minuti. Non manca molto. Non potevo iniziare prima senza rischiare di essere compromesso. Euror, non c'è bisogno di dirlo, ma resta nel personaggio. Buona fortuna. Stai con Hansen fin dall'inizio? Fin dall'operazione a Night City, intendi? Diciamo di sì. Ma avevamo già prestato servizio insieme. Capito. Allora deve fidarsi molto di te. Sono contento di vedervi qui. Songbird sta disarmando il congegno. Quindi abbiamo tempo per parlare. Oh, tranquillo, non c'è fretta. Stiamo ancora smaltendo la sbornia. Tutti e due? Oh, retorica. Emric non beve, ma se bevo io, soffriamo entrambi. Beh, è una cosa che si risolve in fretta. Ti sbronzi sempre prima di un lavoro? Sempre. Quando il tuo corpo pensa di morire, fa di tutto per sopravvivere. I posto mi aiutano a essere vigili. Ah, una filosofia particolare.
mai sentita prima. Astuta, no? A quanto pare la tua clientela è penosamente ordinaria. Come vede, colonnello Hansen, a volte ci manca la disciplina dei soldati. Ma difetti straordinari comportano qualità straordinarie. Non ho dubbi. Vorrei proporre un brindisi a una proficua giornata di affari. Non ti preoccupare per il lavoro, colonnello. Alla tua salute. Devo rifiutare. Peggio per te, fratellino. Cambiando discorso, vi siete divertiti al Sapphire? Mi dicono che le puntate erano piuttosto alte. Spero che ne siate usciti più ricchi e più felici. Siamo rimasti in mutande. Ah, spiacente di saperlo. No, nessun problema. Ci rifaremo oggi, con gli interessi. Il Black Sapphire è il mio fiore all'occhiello. Ho lavorato sodo per renderlo una tappa obbligata per l'elite di Night City. Ah, certo, dimenticavo. Ho scoperto che abbiamo un'amica in comune. Ha detto che vi siete conosciute alla Santé. Si ricorda bene di te? No, no, non è una cosa di cui mi piace parlare con qualcuno che conosco a malapena. Ma ha insistito molto. Codice dei ladri, ha detto. Raquel mi ha chiesto di salutarti. È stata nel blocco C, massima sicurezza, e mi ha detto che ti saresti ricordata del suo tatuaggio col topo. Questa Raquel si sbaglia. La massima sicurezza è separata dall'ala VIP dov'ero io. Grazie a Dio. Ah, doveva assomigliarti. Assomigliarti molto. Già. Da quanti anni è a Night City? Dicono che un tempo fosse nella Militech. Da 7 anni. Eh sì, la mia missione era quella di piantare la bandiera degli NUSA qui. Allora pare che sia stato un successo. Quello che è riuscito a fare qui è notevole. Ormai quella bandiera è un mucchio di cenere. Quello che ho fatto, l'ho fatto per me, con le mie mani. Pare che i tuoi vecchi amici siano ancora interessati a te. È per questo che la FIA ci tiene d'occhio. Diciamo che sono affezionati a me. Anch'io, come loro, lotto per il futuro degli NUSA. Interessante. Quindi tu sei diverso? Io vinco le mie battaglie. Touché, colonnello. Ah, al Sapphire mi hai chiesto di contattare una certa persona nell'ambito della moda. Chi era? Oh. Abbiamo parlato della stilista di Lizzie Weezy. Oh, magnifique. Dici? Se così fosse avrei potuto parlarci subito. Era anche lei alla festa. Non è un grosso problema. Siamo qui per affari, no? Di certo tra i due la più loquace è tua sorella. L'ha notato? Vi completate a vicenda. Sentite, abbiamo ancora un po' di tempo. C'è un'altra opportunità di cui volevo parlarvi. Un'espansione in Europa occidentale. Mi serve un partner affidabile sul posto. Due sarebbero ancora meglio. Rilassati, soldato. Sai, Kurt, il traffico d'armi. Cerchiamo di tenercene alla larga. Capisco. Mi serve una spinta nella direzione giusta. Qualche contatto, informazioni. Si tratta di una volta. Facciamo 200.000. Ho le farfalle nello stomaco. Mi serve un contatto con Le Collective. Ma ti costerà più dei tuoi 200.000. Molto di più.
Facciamo quattro, allora. Per quattro? Sì, un contatto è possibile. Niente ma, niente condizioni? Sì, io e le collective ci conosciamo bene. Vi conoscete, ma a quanto so non siete in buoni rapporti. Sono solo voci, colonnello. Le voci possono essere pericolose, specialmente se vengono approfondite e rivoltate in cerca della verità. Pensavi davvero di ingannarmi così facilmente? Uno sfortunato errore di valutazione. Oh, tranquillo, non c'è... Oh, retorica. Beh, è una cosa che si risolve in fretta. Sempre. Astuta, no? Come vede, colonnello Hans, ma difatti... Non ho... Vorrei proporre... Non... Devo... Cambiando. Spero che ne siate. Siamo a... No, nessun problema. Il Black Sapphire. Ah, certo, dimenticavo. Ho scoperto che abbiamo un'amica in comune. Ha detto che vi siete conosciute alla Santé. Si ricorda bene di te? No, no, non è una cosa di cui mi... Ma ha insistito molto. Codice dei ladri, ha detto. Raquel mi ha chiesto di salutarti. È stata nel blocco C, massima sicurezza, e mi ha detto che ti saresti ricordata del suo tatuaggio col topo. Sorellina? Questa Raquel si... Ah, doveva assomigliarti. Già. Da quanti anni è a Night City? Da... Allora pare che sia stato un successo. Ormai quella... Pare che... Diciamo che sono affezionati a me. Anch'io come loro lotto per il futuro degli NUSA. Interessante. Io... Il sarto di Kerry Urdain ha davvero buon gusto. Ne voglio un assaggio. Sì, sì, lui. Di certo tra i due la più loquace è tua sorella. L'ha notato? Vi completate a vicenda. Sentite, abbiamo ancora un po' di tempo. Un'espansione in Europa. Rilassati, sai, Kurt, il traffico d'armi. Cerchiamo di... Capisco. Mi serve un... Aurore. Ma ti costerà. Per quattro. Niente ma... Vi conosce. Proprio come te. Dicono in giro che ti faranno fuori, ma ti lasciano una ciotola di cibo vicino alla porta sul retro. Capisco cosa intendi. Ah, Somi. Possiamo cominciare. Il nucleo è pronto. Ricordate i termini. Uno di voi inserisce codici di accesso, l'altro resta con me. Io resto qui. Andiamo? Seguimi. Ah,
Allora, che ve ne pare di Night City ora che siete tornati? Mentre aspettavi, ho eseguito una diagnostica iniziale. Il mainframe è pronto e collegato ai nostri sistemi. Ci siamo. Sai, ha creato questo laboratorio apposta per l'occasione. 10 milioni di eddi investiti solo per la vostra visita. Questo è Kurt. Ho un piano per quando avremo la matrice neurale. Voglio hackerare la rete locale, bypassare le difese, rendere l'intero stadio ostile e filarcela nel caos. Ma quanta gente morirà? Morirà per far vivere noi. Sono riuscita a simulare l'ambiente nativo del mainframe, il bunker. Sarà pronto per i codici di accesso tra un momento. Ascolta, 2 minuti e sali. Appena Hansen muore, ce la svegliamo. Bloccherò l'accesso a questa stanza. Alex e Reed non vorranno rischiare e se ne andranno prima. Eccolo, in tutto il suo splendore. Non preoccuparti per noi, ho pensato a tutto. Ho la pianta dello stadio, so dove andare. Allora, procediamo. Ci sono. Collegata. Qualità della connessione? Millesimo di decimale. Dovrà bastare. È ora di bagnarsi. Aziono il mainframe. Vedo. Risponde. Sta pronta. È quasi il momento dell'input. Vi grazie. Davvero. Grazie di esserci. Solo... un altro. Ok, tocca a te. È il momento dei codici di accesso. Sono con te, Sonny. Guarda, Alex. Aspetta che elimini Kurt. Va bene. E poi? Filiamo. La matrice è quasi mia. Adesso violo le difese dello stadio. È... troppo. Ho dovuto oltrepassare il Black Hole. Aspetta, intendi dire, tipo, l'intero stadio? Ora taglio fuori il laboratorio. Ci apro una strada. I sistemi di difesa sono quasi pronti per attaccare le forze di Kurt. Avverti Alex. Bersaglio a terra. È fatta. Difese dello stadio. Ostili e attive. Qui, lo status, tutto ok? Somi, stai bene? Che succede? La matrice, lo stadio, il Blackwell. Ho perso il controllo per un attimo. Ma... sì. Adesso sto bene. Vi, dobbiamo muoverci! Cazzo! Stanno scappando! Se si mette male, posso aiutarti. Hackerare quello che serve. Ma non posso sforzarmi troppo. Il Blackwell ha colpito duro quando ha violato il nucleo. Riesci a far combattere quei bot per noi? Ci sarebbero utili.
Disattivata. Abbiamo un attimo per riprendere fiato.
condotto di manutenzione. Scendi da testa. Occhio, abbiamo compagnia. Metà dell'attrezzatura è andata. L'altra metà sembra un albero di Natale. Saremo offline per quanto. Sono loro. Per favore, non fateci del male. Non diremo niente, lo giuro. Ho chiamato due auto. Stanno già arrivando. Una è per te, l'altra per me. Saremo più difficili da rintracciare. Mi sento stordita. Non cede. No, lo farà. Si può sapere che cazzo vuoi? Finalmente! Oh. Ok. Salto. Mi sa che ho capito perché è l'allarme. Esplosione. Deve essere opera lì. Cazzo! Caviglia di merda! I cani di Hansen saranno forza, qui da un momento all'altro. Un ultimo sforzo. Verso il cancello. L'auto sarà lì. Grazie, Vi. Visto niente. Eccole, le auto. L'auto
Scommetto il mio Annie portafortuna che è qui per loro. Scommessa io. Quindi, accendi. Sei sicura che ce la fai? Se non ce la farò, lo saprai dai media. Spero che tu abbia un piano ora. Dobbiamo dividerci. Cerchiamo di depistare l'agenzia. Nel frattempo, verificherò la mia via di fuga da Night City. Mi faccio sentire io. Dove ci vediamo? E quando? Ti manderò le coordinate. Aspetta il mio segnale. E non farti beccare. Ehi, altrettanto. E vi... grazie. Che diavolo vuoi, Reed? Sei una delusione, Vi. Per me, per Sol. Potevamo aiutarla, insieme. È stata una sua scelta, Sol. Stai aiutando una traditrice che ha attentato alla vita della presidente degli NUSA. Ehi, Song vuole solo essere libera. Lasciala stare. Niente più tragedie, promesso. Vi, questa non è più una questione che possiamo risolvere tra noi. Songbird ha scelto la guerra contro il suo stesso paese. Noi, la FIA, vi troveremo. Non hai via di fuga, Vi. Non mi avresti chiamato se fosse già tutto finito, Reed. È una tattica di negoziazione? Abbiamo superato quella fase, Vi. Ti volevo solo dire che ci vedremo presto. Tu, Song e io, intesi? Ti comporterai meglio allora, spero. Cielo, grazie per l'avvertimento. Ricorda, sei responsabile per lei. Quando vi troveremo e accadrà, qualunque accordo pensate di avere, non avrà più importanza. Thank you.
Ehi, finalmente. Ehi, V. Stavo proprio pensando a te, prima che tu me lo chieda, no, non indossavi i vestiti. Ieri ho passato la sera con una persona, indovina chi? Anzi, lascia perdere, non ci arriverai mai, quindi te lo dico. Rosalind Myers. Ma non nel modo in cui pensi. Vieni qui. Adesso il bello. Se io non fossi sempre incasinata, potremmo passare più tempo insieme, goderci la vita. Meglio qualità che quantità, V. Tu pensa a chiudere i conti in sospeso. Poi io e te lasceremo questa città una volta per tutte. Ci provo. Questo pensiero mi aiuta ad andare avanti. Certo che sì. La gente mi dice che mi vede già più leggera. Parliamo ancora un po', prima che io debba andarmene da qualche parte. Giusto. Ieri ho... Anzi... Arrivo subito, aspettami. Vuoi ancora andartene da Night City? Sì, un giorno. Ma per il momento ho ancora un motivo per restare. It's never what it seems when it's all I'm ever missing.